Finalmente si torna a giocare. Stasera partita contro il Monza, ragazzi. Monza è una squadra che, come noi, ha la costruzione gioco dal basso, ha un centrocampo aggressivo, sviluppano spesso l'azione sulle catene laterali e soprattutto dove c'è la palla, facci caso, loro fanno sempre tantissima densità. Quindi è una squadra da non sottovalutare. Il Monza è una squadra da non sottovalutare perché ha messo in difficoltà tantissime grandi squadre. Secondo me il valore aggiunto è proprio Paladino, che a livello tattico, insieme a Gilardino, è uno dei migliori allenatori emergenti. Paladino ha dovuto far fronte alla mancanza di Carlos Augusto, che per il gioco che faceva lui era la maggiore fonte di sviluppo proprio del gioco. Quindi occhio al Monza, ragazzi, bisogna essere non concentrati. Di più, gioca Darmian, Dumfries secondo me alla testa anche da un'altra parte. Avrei insistito su Bissek, cioè allora la cosa che devo appuntare ad Inzaghi, e questo è successo anche con Aslani prima della partita del Barcellona in Champions, dove Aslani non passa la palla perché vuole fare gol, vi ricordate? Quando un giocatore è in fiducia e sta giocando bene, e soprattutto se lei è giovane, devi continuare a farlo giocare. Cioè a Bissek secondo me gli è stata stroncata, e lo sapete, io a livello difensivo ancora non mi fido tantissimo di Bissek, ma ho riconosciuto tante altre qualità. Secondo me gli sta stroncando un po' la crescita, perché ma anche con il Genoa io l'avrei fatto giocare Bissek, perché comunque questo ragazzo stava prendendo fiducia, stava offrendo delle buonissime prestazioni. Se lo rimetti in panchina, tra un po', cioè, capito, è come se tu gli segassi oltre la crescita anche un po' le gambe. Ragazzo giovane, ma dai fiducia e sta facendo bene, lo devi lasciare andare. È anche vero che Pavard deve entrare in forma, perché te lo ripeto, dopo Acerbi è il miglior centrale difensivo che ha l'Inter, se non l'unico centrale difensivo forte. Carlos, cioè, torna Di Marco, Carlos Augusto. Spesso fa meglio da subentrante, però è anche vero che ha fatto due o tre partite a titolare benissimo. Poi qualcuno l'ha fatta poco bene. Carlos ha bisogno di ancora un po' di tempo, ma è un giocatore su cui io credo tantissimo. Quindi stasera io mi aspetto una bellissima partita. Poi noi lo sappiamo. Tra l'altro, ragazzi, vi volevo leggere l'articolo di Calcio e Finanza perché ci risiamo. È uscito, mi sembra, stamattina, se non sbaglio. Sampdoria, plusvalenze e fatture false, svolta della procura nelle indagini. Nel mirino le operazioni tra club dal 2018, comprese le sette operazioni con la Juventus. Loro sono sempre nel mezzo. Te fai come ti pare, rigira, 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 ma loro sono sempre nel mezzo. Punto. Siccome mi state bombardando letteralmente, ma mi state bombardando, da un lato sono contento perché vuol dire che siete attenti. L'articolo che fa Panorama, quel documento esce, documento scaricato a pagamento dalla Camera di Commercio di Hong Kong, quel documento esce da una chat privata degli esonerati, rinominata chat lavoro, dove quel documento è stato, diciamo, motivo di confronto tra dei professionisti per diversi mesi. Quindi quello è un documento che esce dalla chat degli esonerati, non è nessun documento inedito, era inedito per noi, l'abbiamo pagato e scaricato. Anzi, io lo so chi l'ha pagato e scaricato per far confrontare tutti i ragazzi degli esonerati, Effenberg e tante altre persone. Noi con quell'articolo che ha fatto Panorama siamo d'accordo a metà, come diceva il grande Trapattoni, anche perché secondo me, così una mia impressione, conoscendo bene quel documento, lo stanno facendo passare per una cosa incredibile. Non è una cosa incredibile, quello è un termine, cioè quella è una clausola normale, standard, che c'è. Dall'altro lì si parla che Zanga, addirittura fanno passare Zanga e esce un 300 milioni, no? Anche lì bisogna ragionare perché potrebbe essere aggredibile l'eccedenza è la cifra di rimanenza, l'eccedenza potrebbe essere aggredibile oppure potrebbe essere bloccata, anche perché le azioni sono tutte in quote a Taobao, potrebbero essere bloccati i soldi dell'eccedenza, ma poi, come scrive Alessandro Giudice stamattina in un articolo con cui io sono totalmente d'accordo, gliel'ho scritto anche su Twitter, cioè Zhang con quanti soldi esce? Cioè, debiti sono tantissimi, Zhang esce pari.
Se gli va bene, gli rimangono i soldi che ci sono nella controllante, 100 milioni, cioè quanti soldi, cioè se fanno il conteggio di tutti i debiti, delle perdite rinviate, del bond, cioè Zango non esce a 300 milioni mai. Quindi noi siamo d'accordo a metà, siamo contenti perché quell'articolo fa capire comunque oltre al compratore che Zango non ha intenzione di restituire il prestito. Su quello ci ha fatto piacere, ma sì, quello è un documento che hanno usato loro, che è uscito dalla chat lavoro degli esonerati. Sempre qui quella chat, che c'è il giorno in cui è stato scaricato e messo il documento a disposizione. Stanno facendo passare per una roba incredibile, cioè sicuramente è stato fatto un buon lavoro, io quello lo riconosco, però ecco, anche un po' meno secondo me andava bene lo stesso, anche perché ora quell'articolo lo stanno contestando in tanti, poi trovi quello bravo e ti fa due o tre domande e ti metti a sedere con quell'articolo, capisci? E noi ce ne abbiamo persone che mettano a sedere chi ha scritto quell'articolo, se vogliamo, con documentazione alla mano, perché anche noi, e lo sto dicendo da prima che uscisse questo articolo, su Tri abbiamo scoperto delle cose interessantissime. Tutto qua, sì, il documento era nostro, uscito dalla chat degli esonerati. Non c'è nessuno, non c'è niente di inedito, era un documento nostro a disposizione per un anno e tra l'altro questo documento era stato fatto uscire anche da un altro canale, senza fare nomi. Ieri sera una live spettacolare, 1.000 persone collegate. Fabio Bergomi non è potuto passare, purtroppo. Ci dovevano essere anche un paio di sorprese durante la live, che purtroppo, niente, queste sorprese non ci sono potute essere, ma ci saranno in un'altra live perché ne rifaremo un'altra uguale. Quindi a me farebbe tanto piacere. Ieri una persona è potuta venire perché si è sentito poco bene. Spero di averlo a breve sul mio canale. Però ecco ragazzi, è vero, ognuno di noi ha un'idea diversa del calcio, dei giocatori dell'Inter, ognuno di noi vuole bene all'Inter in maniera diversa, però poi alla fine, cioè, e lo vedi, rompono i coglioni a noi, ma Calcio e Finanza stamattina, te lo ripeto, questi, cioè ragazzi, ma di cosa stai ragionando? Cioè, sono indagati, svolta nella procura delle indagini, nel mirino operazioni tra Sampdoria e Juve 2018, comprese le 7 operazioni con la Juventus, e questi vengono a rompere i coglioni a noi, capito? Ma di cosa stiamo ragionando? Di cosa stiamo ragionando? Bellissima live, ringrazio Viskin, la bellissima cantante interista, che comunque ha una voce stupenda. E ringrazio tutti i partecipanti alla chat. Non è stata un'idea mia, ma io ho messo a disposizione il canale stravolentieri. Quindi anche la chat è stata educata mentre guardava le live. Insomma, è stata una bellissima serata dove comunque ci siamo uniti tutti per far capire che poi alla fine bisogna essere concentrati. Loro, i calciatori, devono essere concentrati, ma anche i tifosi possono fare la loro parte, anche i social. Anche noi sui social possiamo, nel nostro piccolo, io parlo per me, contribuire, capito, verso l'Inter. Quindi questo non vuol dire che uno non possa dire cosa vuole, anzi io sono il primo e non ho padroni che dico tutto quello che mi pare. Però i social, ragazzi, sono un mezzo potentissimo e secondo me qualcuno li sottovaluta, soprattutto quando spara determinate cazzate su YouTube. Con questo, ragazzi, vi saluto. E magari ci becchiamo più tardi, sicuramente dopo la partita. Ciao, Inter.